Buongiorno a tutti, come state? E buona Pasqua a tutti, perché sì, oggi è Pasqua per voi, per me è giovedì, quindi non è Pasqua, ma facciamo finta che per voi, per me sia Pasqua. Quindi buona Pasqua a tutti, come state? Innanzitutto io bene. Oggi iniziamo un nuovo video con un video speciale, un video particolare, ma prima sigla. Buongiorno Cicci, interrompiamo il video per dare la linea su Raffino che ci vuole dare delle notizie e in più sul suo nuovo festival. Linea su Raffino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, ce l'ho fatta. Allora, sì, volevo dare delle novità per questo festival. Vi posso dire solo che dov'è? Ecco, che il festival sarà presentato intorno a luglio o agosto e per problemi organizzativi non lo potremo mandare in onda prima di questi mesi. Per maggiori informazioni però dovete aspettare ancora un po'. E niente, e ci vedremo poi futuramente. Ciao. Grazie Serafino, chiedo scusa a Luca per aver interrotto il video, quindi do la linea a Luca. Grazie Gianfrancaldo, ma la prossima volta ti pregherei di avvertirmi prima. Comunque, passiamo a noi. Io vi ho parlato sempre di pianeti, di pianeti del Sistema Solare, quindi di Giove, Saturno, ma mai del pianeta al di fuori del Sistema Solare. Beh, oggi è arrivato il momento e quindi oggi vi parlerò dei pianeti in generale, quindi sigla! Prima di parlare però dei pianeti bisogna sapere come si nasce una stella, perché senza di essi non si potrebbe creare un pianeta. Quindi inizialmente c'è una nube tipo questa, poi questa nube inizia a collassare su se stessa creando così una protostella, tipo questa. Questa protostella però a un certo punto inizia ad accendersi, cioè quando inizia a bruciare idrogeno e elio. Questa che, essendo ancora giovane, piccola, emana delle radiazioni potentissime, che sposterà la parte più volatile, la parte più leggera, cioè i gas, che andranno al confine del sistema, mentre le polveri, essendo più pesanti del gas, rimarranno anche vicini alla stella. E adesso però passiamo a come si forma un pianeta, che noi sappiamo che si forma un pianeta, sì, cioè sappiamo che un pianeta può essere gassoso o roccioso, che di per sé il pianeta gassoso non è altro che un pianeta roccioso, ma con più gas, più atmosfera, tra virgolette. E adesso però facciamo passo per passo. Iniziamo da come si forma un pianeta roccioso. Per prima cosa, ci sono delle polveri. Queste polveri iniziano ad attrarsi, creando così dei primi corpi, dei piccoli corpi, tipo alla grandezza di un meteorite, per dirvi. Creando così, a un certo punto, questi corpi inizieranno ad attrarsi l'uno con l'altro, unendosi, diventando sempre più grandi, diventando i cosiddetti pianetesimi, che questi pianetesimi inizieranno a
collassare, ad attrarsi a vicenda, creano dei pianeti grossi più o meno come la Terra. E però adesso, e così si creano i pianeti, però i rocciosi. Invece, andando all'esterno del sistema solare, dove ci sono molti più gas, questi pianeti rocciosi iniziano ad attirare i gas. Prendono questo gas, la loro forza gravitazionale aumenta, creando un processo detto runaway, cioè prendono sempre più gas in minor tempo possibile, perché la loro attrazione è più, inizia a essere sempre più grande rispetto a prima. Questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è gratis, mettete un bel pollice in su o un mi piacque se vi è piaciuto il video e niente, buona Pasqua a tutti e ci vedremo ad un prossimo video. Ciao!